utenti di Assist Sportivo, ben trovati dal Palavolle Nando Di Leo, dove è appena terminata la gara tra Liposia Udas e l'Equenset Bari, vinta dagli ospiti 3-7-1. Siamo in compagnia del mister dell'Udas, Roberto Ferraro. Mister, è la prima sconfitta casalinga contro una diretta concorrente, quanto brucia perdere così? Brucia perché avevamo una ghiotta opportunità di andare al terzo posto e di scavalcare ben due squadre, invece adesso da terzi ci ritroviamo quinti e quindi è ancora più sofferente. Però è anche una logica conseguenza di come diciamo, l'andamento dei nostri allenamenti, perché comunque non è facile allenarsi in 9 persone, 8, massimo siamo arrivati a 11, e quindi quando la rosa non è ancora completa, e si infortuna qualcuno è influenzato, qualcuno non può perché deve studiare, perché magari è successo che questa settimana ben due atleti dovevano sostenere degli esami universitari e hanno fatto due assenze. Di conseguenza, se non giochi, non ti alleni e poi capitano tutti gli episodi che sono successi in partita che non ci hanno portato alla vittoria, perché per ben 2-7 abbiamo perso 25-23, eravamo lì per vincere, ma ci è mancato quel tot che insomma ci avrebbe permesso di portare a casa qualche punticino. Sì, appunto, nonostante il secondo set vinto, nonostante un buon rientro di Apollo dall'infortunio, forse è mancata una giusta concentrazione e determinazione nei momenti topici della gara. È mancata proprio questo, la consapevolezza dei propri mezzi, che comunque la ottieni quando ti alleni e giochi costantemente. Quando non riesci a giocare, a fare il 6 contro 6 durante gli allenamenti, è normale che poi anche in partita sei discontinuo. Apollo è rientrato, non è ancora al 100%, non riusciva a fare muro come dovrebbe, perché comunque aveva il bendaggio, il tutore al dito, che comunque aveva paura di murare. I due laterali, vabbè, Tibelli è rientrato da una settimana e anche lui non è ancora al 100%, Mennuni si è assentato ben due volte questa settimana e si è visto. Il palleggiatore del Vescovo al primo set si è fatto male al tallone e quindi non ha potuto giocare come sa. La squadra è questa e di conseguenza poi è normale, è una logica conseguenza di quello che è l'andamento degli allenamenti e della composizione della squadra. In chiave classifica, ieri ci sono stati due vittorie importanti delle vostre dirette avversarie, Torre Maggiore ha vinto 3-2 a Noi Cattaro, ecco, quanto preoccupano queste due squadre, Torre Maggiore e Modugno? Sarà dura, a questo punto sarà dura rientrare nei playoff, perché il Torre Maggiore, come ben sappiamo, ha sistemato la squadra, ha rinforzato e sistemato la squadra e quindi noi dovremo andare a giocare a Torre Maggiore, è una nostra diretta concorrente per l'accesso ai playoff. E il Modugno, che aveva perso due partite, ha risistemato la squadra e quindi è tornata ad essere quello che era il Modugno delle prime partite. Quindi sarà adesso, a questo punto, se non ci diamo una mossa e facciamo qualcosa anche noi, sarà davvero difficile rientrare nei playoff. Per riprendere questa corsa playoff, la prossima ci sarà una gara importante in trasferta a Triggiano, che gara si aspetta? Una gara molto difficile, che comunque giocare in terra barese non è facile. Il Triggiano è una buona squadra allestita molto eterogeneamente, con gente esperta e ragazzini molto vivaci. E quindi in casa abbiamo fatto 3-2, fuori casa sarà ancora più difficile. Spero di recuperare tutti in settimana in modo tale da poter fare degli allenamenti decenti e andarcela a giocare lì a Triggiano. Ok, grazie mister, in bocca al lupo. Ciao Robè, grazie.
Siamo con Domenico Carbonara, allenatore dell'Equenset Bari. Mister, complimenti per la vittoria dopo la sconfitta nel derby di domenica scorsa contro l'ASEM. Arriva il pronto riscatto, quanto pesano questi tre punti? Beh, no, in chiave diciamo di quelli che erano gli obiettivi di inizio anno, certamente questi sono tre punti importantissimi conquistati su un campo difficilissimo. D'altra parte lo dice anche il calendario, su questo campo insomma non ha vinto in pratica nessuno, e quindi tra l'altro contro una concorrente, quindi direi che sono veramente tre punti molto molto pesanti. Nella prossima gara incontrerete Bitonto, servirà a dare una continuità, serviranno altri tre punti visto che giocate in casa per continuare comunque a restare nelle zone alte della classifica? Bah, guardi, vede, noi rispetto alla squadra iniziale, come voi forse avete avuto modo di vedere, abbiamo avuto un ridimensionamento di tutto l'organico, per cui in questo momento abbiamo un organico sostanzialmente in linea con la media del livello tecnico. È chiaro che stiamo lavorando per cercare degli equilibri, dei nuovi equilibri con l'attuale organico, e l'unica cosa che possiamo fare è quella appunto di lavorare con continuità e con impegno, naturalmente proprio con l'obiettivo di cercare quegli equilibri e quella continuità di cui lei parlava. Oggi, ritornando alla gara, la squadra ha mostrato una grande concentrazione per tutta la partita, sia in difesa che in attacco, ha dimostrato comunque di poter vincere anche su un campo che, come ha ricordato lei, non aveva vinto nessuno. Che campionato potrà fare, che posto potrà ritagliarsi l'Equenset Bari? Ma ripeto, noi abbiamo, dopo la trasformazione diciamo del periodo di dicembre, dobbiamo capire bene cosa possiamo e vogliamo fare da grandi, per cui in questo momento onestamente non me la sento di fare un pronostico. È certo però che con questa vittoria sicuramente si rilanciano le nostre possibilità di rimanere in zona playoff, ed è da questo elemento che dobbiamo ripartire. Ok, grazie mister, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie a voi.